passerò la parola ad Erika, che si occupa della parte grafica. Ringrazio Gianluca per averci invitati. Oggi vogliamo raccontarvi, darvi un po' di briciole dello sviluppo di Tapster da un punto di vista un po' più industriale, nel senso che vi racconteremo un po' com'è il game engine che muove Tapsteroids, vi racconteremo un aspetto, un dettaglio della grafica che però ci ha impegnati per sbagliato tempo, e poi vi racconteremo un po' gli aspetti di marketing a posteriori, ovvero cosa è successo dopo, nel senso cosa è successo dopo, cosa sta succedendo adesso e cosa, e perché e cosa capiterà tra poco. Per prima cosa, banalmente, che cos'è Tapsteroid? Tapsteroid è un gioco per iOS, per iPhone, è un arcade vecchio stile, il nome infatti prende spunto da Asteroids, con l'aggiunta del tapping, dell'interazione con tapping. E se parte... è nato non con l'obiettivo di tirar fuori il Birds, anche perché col tempo vi accorgerete che non è possibile, brutalmente non è possibile, è nato fondamentalmente come un esperimento per testare quello che era la piattaforma iOS, il mercato iOS. Quindi abbiamo puntato su un gioco semplice, casual, quindi di massa, che potesse avere una diffusione ampia, con cui fare un po' di esperimenti che poi vi raccontiamo, esperimenti proprio di marketing, quindi testare come può essere recepito un prodotto sull'App Store. Oggi la prima cosa di cui voglio parlare, visto che, come vi ho anticipato, vorremmo raccontarvi alcuni aspetti meramente tecnici dello sviluppo del gioco, è ad esempio per la parte di codice, ovviamente mi occupo io di queste faccende, è il game engine che abbiamo sviluppato. Così tanto per farvi vedere cosa c'è normalmente dentro un videogioco. La tendenza è quella di usare tool ad alto livello, quindi tipo Unity o strumenti similari. Io vengo purtroppo, per certi punti di vista, da esperienze un po' più vecchie dove ci si costruiva tutto da zero. Io ho lavorato nell'industria AAA italiana tra il 95 e il 2001, e lì addirittura prendevamo il DOS, toglievamo tutto quello che non ci serviva del DOS, installavamo il nostro sistema operativo al posto del DOS e il gioco girava sul nostro sistema operativo, che quando serviva andava a fare le chiamate all'interapp del DOS, che erano le API di allora. Nato i motori 3D erano tutti software, quindi non esisteva nessuna scheda 3D accelerata, non esistevano OpenGL di niente, erano tutti sistemi esclusivamente di rendering software. Io ne vengo da quel mondo lì e quindi essere a basso livello per me mi ci trovo a casa. So i vantaggi che ha, so anche gli svantaggi che ha rispetto a, che ne so, a un Unity. Però poi lo faccio anche per divertirmi, quindi sviluppo quello che mi diverte sviluppare. In particolar modo Game Engine. Game Engine
che è usato in Asteroids, è un game engine fatto da noi, nostro, interamente in C++, e è basato su quello che poi infatti analizzeremo dopo, il Component Based Entity System, che è una metodologia di progettazione del game engine che è la stessa che impiega ad esempio Unity, che ha una serie di vantaggi sia in termini di performance del videogioco quando va a runtime, sia di libertà di, diciamo, per il game designer è un approccio progettuale che gli permette di creare oggetti, entità nuove e senza che necessariamente un programmatore delle preconfezioni anticipatamente. Tapsteroids è scritto in due linguaggi, fondamentalmente il C++, che oltre che per il game engine è usato quasi per tutto, cioè la fisica e quant'altro, e Objective-C, che è il linguaggio nativo di iOS, con cui è necessario, perché è necessario utilizzare a basso livello per interfacciarsi con quello che il sistema operativo di Apple mette a disposizione. In particolar modo il gioco usa quattro librerie, nucleo, una è Compose 2D iPhone, che fondamentalmente è un wrapper leggermente più alto livello di OpenGL, usa ovvero OpenGL per fornire funzionalità di grafica 2D, ad esempio si gestisce gli sprite, le animazioni, un po' l'interfaccia utente, quindi se volete creare un bottone, ad esempio Compose 2D permette di specificare un paio di immagini per gestire il bottone, quindi farlo vedere abilitato, disabilitato, premuto, non premuto, cose così. Ed è uno strato buono che si è costruito sopra OpenGL. Nonostante ciò permette di accedere anche ad OpenGL direttamente, quindi è comunque possibile bypassare quello che è Compose 2D e programmare con gli effetti che si vogliono più a basso livello, a cose che abbiamo fatto in taluni casi. Il gioco usa Compose 2D per la fisica e vi ho indicato qua a fianco un nostro articolo, perché è diciamo che è un articolo che col tempo sta diventando sempre più di riferimento nella comunità di Box2D, perché spiega come implementare il Fixed Time Step in Box2D. Il Fixed Time Step è un argomento un po' complesso, però fondamentalmente quando avete una libreria di fisica ci sono sempre dei problemi di stabilità numerica. Su Unity questo Fixed Time Step è già implementato dietro le quinte, quindi normalmente chi usa Unity o questi tubi ad alto livello non se ne deve preoccupare, ma quando si lavora più a basso livello, cosa che mi auguro possa capitarvi per fortuna o sfortuna un giorno, il Fixed Time Step è qualcosa che va implementato a mano. Bullet lo implementa già di default, quindi è già a disposizione. Box2D no, e in quel link trovate una descrizione dei dettagli dell'implementazione. Fondamentalmente si basa sul fatto che il frame rate del gioco, di tutti i giochi, è variabile e un sistema matematico discreto come è un modello fisico diventa instabile se i calcoli che deve fare a ogni step della fisica li fa su time step diversi, quindi se avete il gioco che a un certo punto va a 60 Hz, quindi a 60 frame al secondo, il passo della fisica è di simulazione di un sessantesimo di secondo, ma se a un certo punto, perché la scena è più complessa o per altri motivi, il frame rate scende a 30 Hz, 30 frame al secondo, a quel punto lo step della fisica è un trentesimo di secondo, il doppio. In questo caso qui il sistema matematico, l'integratore che sta dietro al sistema di fisica, fondamentalmente non reagisce bene, si inizia ad avere un sistema che non è più stabile. Il Fixed Time Step è un algoritmo che permette di lavorare col motore fisico sempre a un frame rate fisso, a prescindere da quello che succede nel gioco. Quindi anche se avete una scena complessa o poco complessa, quindi il frame rate varierebbe, la fisica prosegue sempre a passi fissi. In questo modo avete l'integratore stabile, la fisica non fa cose strane, però ci sono tanti piccoli dettagli che vanno
tenuti in considerazione quando lo si implementa. E quindi se andate su mobile, spesso Boxplay è utilizzato e quindi questa tecnica bisogna implementarla. Bisogna comprenderla, e dice un altro articolo di Greenfield che lo spiega, e poi in qualche modo dovete implementarla. Poi vedo OpenAL per l'audio particolare. Diciamo che tutto il gioco si basa su queste librerie. Poi ci sono altre diavolerie per integrare Analytics e quant'altro, ma diciamo che il gioco, lo sviluppo del gameplay, quello che è il videogioco puro del gameplay, avviene con queste quattro librerie. All'interno di Tapsteroids abbiamo sviluppato altri tool e abbiamo utilizzato chiaramente altri prodotti. In particolare siamo affezionati a quello che è open source. A parte che abbiamo usato come librerie solo librerie open source, l'ho fatto vedere da CocosVD che è open source, BoxVD che è open source, OpenGL e OpenAL sono specifiche, quindi diciamo che non è che si scarica l'OpenGL e deve fornire il sistema operativo come lo stesso vale per OpenAL. Abbiamo usato quasi esclusivamente prodotti open source, quindi Audacity per la gestione dell'audio, degli asset audio, quindi non dell'in-game, ma della pipeline esterna. Blender per tutto quello che è la grafica 3D, GIMP per la grafica 2D, che è analogo un po' di Photoshop, diciamo, e Inkscape per la grafica vettoriale 2D. Poi lei mi spiegherà perché Blender e Inkscape sono importantissimi. Poi abbiamo sviluppato anche dei tool interni, custom, tipo un Atlas Builder, che non è una messa immagine di uno spreadsheet. Su mobile particolarmente importante è l'uso degli spreadsheet, ovvero li avrete visti su internet, sono quelle immagini che al loro interno contengono centinaia di frame o di personaggi, animazioni, e è fondamentale perché per una questione meramente di performance. Ogni volta che, questo comunque vi serve sapendo anche per Unity, se usate Unity abitualmente, però Unity un po' cerca di aiutarvi in automatico anche su questo, ogni volta che usate un'immagine diversa in un videogioco, quello che succede è che la libreria sottostante deve fare uno state change, cioè deve cambiare lo stato del renderer 3D, nella fattispecie per caricare un'immagine, una texture diversa. Questo uccide mostruosamente le performance. L'avere tante immagini in un'unica immagine vera, cioè quindi tanti sprite in un'unica immagine, permette di disegnare tantissima roba in contemporanea senza mai dover fare lo switch di stato della texture. Questo risparmia tantissimo lavoro alla scheda grafica, anche su mobile, soprattutto su mobile. Abbiamo qui sviluppato uno strumento estremamente importante, produttivamente parlando, che è l'Automated Asset Pipeline, ovvero una pipeline di build degli asset automatizzata, che fondamentalmente significa che quando la grafica genera una nuova versione di un file, che ne so, in Blender o in Inkscape, quel file lì deve essere poi processato per finire in un formato ottimizzato per la piattaforma di destinazione. Oltretutto su iOS ci supportiamo 4-5 risoluzioni diverse, perché c'è l'iPhone, l'iPhone Retina, l'iPad Retina, continueranno, l'iPhone 5 è più lungo. Quindi lo stesso asset deve essere prodotto in tante configurazioni diverse. L'automatizzazione di questo processo permette di evitare un sacco di errori e di velocizzare tantissimo il lavoro, soprattutto il lavoro iterativo tra ho prodotto un nuovo asset grafico, lo devo testare nel gioco, non mi devo ricordare di generare a mano 12 versioni diverse ricordandomi tutti i parametri eccetera, lo salvo nel repository, in automatico alla prima build il file ci si accorge che è modificato, il sistema in automatico fa tutti i build necessari. E qui trovate un articolo che abbiamo pubblicato su come abbiamo implementato la nostra
asset pipeline automatizzata usando CMake. CMake è una sorta, per chi non lo sapesse, di makefile. Chi non sa cos'è un makefile, sono dei sistemi di build automatizzati per cui fondamentalmente questo sistema traccia dei legami tra file creati e file sorgenti. Quando il file sorgente è più nuovo del file creato, significa che il file creato è invalidato e deve essere ricreato, e in questi sistemi si descrivono le regole per ricrearlo. CMake è uno di questi sistemi che ha dei vantaggi perché ha un linguaggio di scripting abbastanza sofisticato. Entrando nel dettaglio del game engine che viene usato in Tap Steroids, che nasce in realtà da un game engine che doveva essere impiegato in ambito PC, un gioco di American Scalper, con le storie che si tramandano tra amici, che è saltato quel gioco, non so perché, e fa ancora male parlare. Nasceva quindi come un engine per PC, quindi orientato al multicore. A un certo punto abbiamo deciso di buttarci su iPhone, avevamo questo engine, ho detto ok, cerchiamo di non ripartire da zero ma riciclare il più possibile un'infrastruttura tecnologica che avevamo. L'engine era fatto abbastanza bene, siamo riusciti a segare via tutto quello che era la gestione multicore, perché tolto gli ultimi modelli di iPhone, iPad, fino a un paio di anni fa erano un processore, quindi tutto l'overhead di gestire un multicore era essenziale, e abbiamo ottenuto il cuore del sistema. Il cuore del sistema è questo, questa etichetta Component Based Entity System, che sono una classe progettuale di design di game engine. Poi in realtà il concetto si estende anche su sistemi enterprise o su sistemi in ambito simulativo, però fondamentalmente rappresenta questa roba qua rispetto a quello che normalmente, tradizionalmente, si usava o si usa ancora adesso, purtroppo. Questa questione del game engine vi può tornare utile a prescindere dal fatto che lavoriate troppo a basso livello o più ad alto livello, nel senso che se vi capitasse di usare anche XNA, che è un framework semplicemente che permette di accedere a grafica, audio, insomma, una specie di game engine, avete comunque la possibilità di decidere come impostare il vostro gioco. Il modello più semplice e anche tradizionale è questo qui a sinistra, ovvero normalmente si ha una gerarchia di classi, di oggetti, e per ogni entità che esiste nel videogioco fondamentalmente si va a creare una classe specifica. Ad esempio, car, tank, jetpack sono tre tipi di entità che esistono in questo ipotetico gioco, che derivano da una classe vehicle, eccetera eccetera, però il concetto è che per ogni entità che avete nel videogioco il programmatore l'ha codificata all'interno del programma in maniera statica, cioè la macchina, la classe C-Car ha certi metodi, ha certe proprietà, quelle sono il game designer, quelle può usare. Se al game designer mi messo in mente domani che ha bisogno di qualcosa di acquatico che vada anche sull'acqua, bisogna che convinca il programmatore a perdere un mese di lavoro per aggiungere a questa gerarchia di classi il mezzo acquatico, che deve poi andare a integrarsi, a interagire con tutte le altre possibili combinazioni di mezzi. Questo, dopo che avete già quattro classi, vi assicuro che uno inizia a sclerare, soprattutto se sa si conosce l'alternativa. Non c'è, ne penso, nessun progetto, ma nessuno, neppure Tetris, per cui valga seguire questo approccio qua di programmazione. Dopo un po' ci si inizia a strappare i capelli, infatti li tengo corti per sicurezza. L'approccio a componenti invece sposta il problema dal programmatore, fondamentalmente, quindi dalla definizione delle classi statiche, a una specie di, diciamo, un modello un po' più relazionale, tipo database relazionale, ovvero il programmatore si impegna a creare queste cose qui che abbiamo in verticale, fondamentalmente i sistemi di cui il game designer può fare uso. Ad esempio, si può avere questo esempio qui, il sistema che gestisce la fisica, il sistema che gestisce gli script, il sistema che gestisce il rendering della grafica. Quello che si fa in una seconda
una seconda fase che può anche essere fatta all'esterno del programma, ad esempio anche in file di configurazione, è che il game designer va a definire le entità che esistono nel gioco, fondamentalmente andando a istanziare solo i sistemi di cui ha bisogno l'oggetto. Ad esempio, una granata non ha bisogno di un componente di scripting, non viene aggiunto all'elenco dei componenti che compongono una granata. E il giocatore non può essere oggetto di bersaglio e quindi manca del componente che dà la funzionalità di bersaglio all'entità. Questo permette, una volta che il programmatore ha creato i sistemi di cui il gioco può fare uso, lascia totale libertà al game designer, nel senso che se vuole creare un nuovo oggetto, quella famosa macchina acquatica, gli è sufficiente creare l'entità macchina acquatica andando a istanziare e parametrizzando ovviamente in maniera corretta i componenti necessari. L'approccio, un primo vantaggio di questa configurazione è già nelle performance. Quando in un videogioco si ha questa struttura qui, o lo stadio diciamo, gli oggetti tra di loro sono poco distinguibili a livello di programmazione, quindi si finisce per avere una specie di listone di tutti gli oggetti che compaiono nel gioco, e normalmente si ha un metodo update, questo lo fa anche Unity, a dirla tutta ed è infatti male, si ha un metodo update per ogni oggetto, per ogni istanza, e normalmente questo metodo update è dentro non sa bene che cosa si ritrova, quindi a sua volta chiama l'update su tutti i suoi sottocomponenti, ovvero facciamo un esempio banale, abbiamo un gioco ambientato in degli esterni, ogni entità, gli alberi sono un'entità, ho questa distesa, questo bosco di alberi dove ho 1 milione di alberi, io chiamerò l'update, visto che non so bene i dettagli o bene, se abbiamo un problema di programmazione oggetti, un albero eredita dall'oggetto entità e lo eredita come ereditato il player, la classe player. Ma vedendo questi oggetti solo come oggetti astratti entità, non so le loro peculiarità nel game engine. Quindi posso su tutti, non posso far altro che richiamare un generico metodo update per aggiornare l'entità, che può essere aggiornare la sua posizione, il suo rendering e così via. Il risultato è che chiamo i metodi di update anche su oggetti che non hanno niente a che fare con l'aggiornamento, ad esempio gli alberi. Se io ho questa foresta mi ritrovo magari con 1 milione di istanze albero che non devono essere aggiornate, ma dovendole gestire ad alto livello non posso far altro che comunque invocare certi metodi su questi oggetti, perdendo un sacco di tempo. In questo approccio qui invece si spostano le proprietà dalle classi ai sistemi. Quel famoso update che prima viene richiamato su tutti gli oggetti, ora viene richiamato solo sui singoli sistemi. Il vantaggio è che il singolo sistema sa quali componenti deve aggiornare, non lo fa più su tutti. Ad esempio il componente renderer sa che deve aggiornare solo questi 3 componenti qua. Non c'è traccia di un componente di rendering, ad esempio, per questi 2 tipi di entità. E queste quindi vengono proprio ignorate, non esistono proprio. Quindi si ha già, rispetto a un approccio tradizionale, oltre alla libertà di poter creare entità un po' come si vuole, si ha anche un vantaggio in termini prestazionali. Inoltre è possibile parallelizzare, anche se poi adesso su iPhone è tornato utile parallelizzare, visto che sono architetture multicore, è possibile parallelizzare gli update di questi sistemi, dato che i sistemi sono tra loro sempre completamente isolati. Mentre qua dentro non è possibile, perché non so, dovendo gestire tutto astrattamente a partire da questo nodo qua, non so quali oggetti hanno un componente di fisica, quali oggetti hanno un componente di grafica 3D, quindi non riesco a isolarli e lanciare in automatico gli aggiornamenti, mentre qua sì. Oltretutto questo approccio qua mi permette di inserire queste creazioni di entità in file esterni che rientra nel nome data-even
engine, ovvero la possibilità di avere un motore, e qui invece l'Unity lo fa bene, di avere un motore generico, poi da file di configurazione esterni leggo che la classe Alieno ha questi componenti. Quindi il motore può creare un qualunque gioco a partire da un file di configurazione esterno. Infatti, esempio, Unity è fatto così. Unity è un eseguibile chiuso, voi tramite il suo editor grafico andate a dire che l'alieno ha una posizione, si muove, è renderizzato con questa mesh, ha questo script che lo controlla, bla bla bla. Quello che fa Unity con un motore, un eseguibile fisso, quindi dove voi non dovete intervenire nei suoi meccanismi interni, è mettere assieme i componenti che gli avete detto, li parametrizza come gli avete detto che devono essere parametrizzati e li esegue. In Tapsteroids questo si traduce fondamentalmente, Tapsteroids non è poi complicatissimo, abbiamo 5 sistemi, GameInfo che è un sistema vabbè, generico che gestisce diciamo un po' le informazioni più peculiari del gioco, un sistema di grafica, di fisica, di audio e di tagli. All'interno del videogioco questa qui è la nostra classe Entity. Questa classe poi non è derivata da nessun'altra, nessuna la estende, quindi non esiste una gerarchia di entità, ma semplicemente abbiamo un elenco di componenti che possono esserci o non esserci in base a quello che vogliamo creare. Quindi quando ad esempio creiamo un asteroide, alcuni di questi componenti saranno istanziati e avranno chiaramente dei valori appositi, quando creiamo una navicella ci saranno i loro componenti e così via. Nel dettaglio Tapsteroids usa chiaramente un componente di fisica, anche perché usiamo un motore di fisica per due motivi: uno è veloce nella collision detection, anche su un gioco così semplice. Farsela a mano è noioso, e poi quando si hanno tanti oggetti su schermo diventa normalmente, se fatta male, un problema in ogni quadro, quindi pessimo per le performance. E un motore di fisica invece implementa la collision detection già in maniera ottimale, quindi è inutile non usarlo, cioè è stupido non utilizzarlo. Inoltre i missili in Tapsteroids usano veramente un sistema di intercettamento fisico, c'è proprio un algoritmo che calcola la velocità dell'asteroide, il tempo di intercettazione, quello che variamo un po' per dargli le traiettorie curve, però i missili si muovono proprio con degli algoritmi di fisica, cioè quindi sono proprio delle masse puntiformi che subiscono degli impulsi fisici per spingere verso il meteorite, eccetera eccetera. Un componente timing, questo in Unity infatti c'è ed è utilissimo, serve per schedulare delle azioni sulle entità dopo un tot tempo, ed è comodissimo ad esempio per sincronizzare effetti audio, effetti sonori, quando cancellare l'entità. Ad esempio quando c'è un'esplosione, l'esplosione è un elemento grafico associato a un'entità particolare, l'esplosione e l'effetto sonoro ha una certa durata. Tra quando avviene l'esplosione e quando finisce l'esplosione, l'entità giocabile diciamo non esiste più, cioè se un meteorite che esplode, il meteorite non può più interagire col resto del gioco. In caso ad esempio di collisione togliamo il componente fisico al meteorite, così non va più a interagire col resto degli oggetti che girano per lo schermo. Gli aggiungiamo gli elementi grafici della collisione e con il componente di timing gli diciamo: guarda, tra mezzo secondo butta via l'entità, perché noi sappiamo che dopo mezzo secondo non suona più l'effetto audio, l'animazione dell'esplosione è finita, e quindi dopo mezzo secondo sappiamo che può essere cancellata dalla memoria quell'entità particolare. Abbiamo il componente sound source perché gestiamo l'audio posizionale 3D, che vabbè, sull'iPhone praticamente funziona solo se usate delle cuffie. Se usate delle cuffiette si riesce a simulare, riuscite a percepire, giocando un po' con lo stereo, l'audio tridimensionale. Target tracking è per quel meccanismo di intercettazione di cui vi accennavo, serve per sapere quali oggetti tracciano, quali seguire. Poi c'è un po' di altra roba, bonus, azioni varie, punti,
Industrials, queste sono le entità che esistono nel videogioco, si va da vari meteoriti, poi vi farò vedere quali, la possibilità di creare le astronavicelle, il pianeta storicamente doveva essere un pianeta, poi si è evoluto nel tempo anche in astronavi spaziali, la creazione di missili, quindi missili nucleari. Questo è la boa con cui il missile nucleare va, tanto ve la spiego la slide dopo. Shockwave, che sono questi effetti qua, cioè tutto quello che c'è nel gioco fondamentalmente nasce da questa quindicina di metodi. E come vedete tutti tornano quell'entità astratta, unica, che poi dentro ha i vari pezzi che la compongono. Come la compongono? E torno all'esempio di quel missile target boy, praticamente quando uno spara un missile nucleare, in realtà quello che noi creiamo è l'utente ha toccato questo punto, ad esempio. E qui posizioniamo una boa invisibile che però è il bersaglio del missile che spariamo. In questo modo il missile va a puntare a quel punto che l'utente ha toccato, perché di default in realtà seguirebbe un target qualunque. Quindi se toccate un meteorite e questo meteorite si muove, il missile lo va a intercettare. Il missile nucleare per il gameplay invece ha una destinazione fissa e questa viene simulata in questo modo qua. Questo è il metodo che usiamo nel videogioco, ad esempio, per creare questa boa invisibile. Qui creiamo un componente di fisica, quindi lo andiamo a parametrizzare con quello che serve al box 2D, ora senza entrare nei dettagli, ma sono le cose che servono per box 2D, ad esempio il fatto che può starsene fermo, non c'è bisogno che si muova, il fatto che i filtri per sapere, perché poi ci servono per lanciare gli effetti, cioè dobbiamo con i filtri distinguere quando un missile colpisce un asteroide, quando un asteroide colpisce una navicella, queste cose qui. Quindi qui creiamo un'entità assolutamente vuota e qui aggiungiamo i vari componenti. Qui aggiungiamo il componente di fisica che è parametrizzato qua. Qui aggiungiamo invece un altro metodo che aggiunge tutti gli effetti grafici all'entità. Qui aggiungiamo il componente target, sempre la stessa entità. E abbiamo quei metodi che avete visto prima, sono tutti fatti più o meno alla stessa maniera. Quindi creiamo un'entità generica e gli agganciamo i componenti che servono. Il risultato è riuscire a creare un ambiente comunque ricco di differenze. Oltretutto questo approccio dell'entità è utilissimo per prototipare, perché quando avete delle classi fisse, per cui avete codificato che quelle sono le classi del vostro gioco, sperimentare è un casino, perché dovete creare una nuova classe, dovete farla interagire con gli altri oggetti in maniera ragionata, mentre avendo alla base già un sistema che vi permette di creare entità che prima non precostituite, vi permette di sperimentare molto rapidamente, che è fondamentale nella progettazione dei videogiochi, perché il test è importante, il test con gli amici, con chiunque possiate testare il vostro videogioco. A questo punto, che mi ho deviato tantissimo con una parte da programmatori, magari non lo siete, vi lascio una parte più artistica prima di ritagliare di nuovo la parte del marketing, però magari si parla di soldi, quindi è interessante. Ciao, ok, io parlerò quindi di grafica e di alcuni problemi che abbiamo avuto per renderizzare gli elementi chiave del gioco, che sono gli asteroidi e le navicelle, ovviamente. Allora, perché avevamo avuto questi problemi qua? Allora, il gioco com'è? Per il tipo la tipologia di gioco e anche per il monitor dell'iPhone, che è molto piccolo, tutti gli elementi grafici avevano dimensioni molto piccole in pixel, quindi avevamo questi spritini che erano per il non retina in 18x18 ad esempio, e poi avevi 36x36, ma comunque sono delle cose minimali. Poi il gioco com'è? È molto veloce, quindi tappare velocemente sugli asteroidi e non sulle navicelle richiede molta attenzione e subito un riconoscimento immediato delle differenze fra l'uno e l'altro elemento. E poi, dopo un po' che l'utente gioca, quindi va avanti con i livelli, alla fine si ritroverà a non guardare più tutto lo schermo, fisserà soltanto il centro
dove c'è l'astronave base, il pianeta, eccetera, e a occhio comincerà a tappare sugli elementi che riconosce come elementi da distruggere. Quindi, tenendo conto di queste cose qua, cosa succede? L'utente deve avere una buona user experience, quindi deve riuscire a distinguere subito quali sono gli elementi chiavi a colpo d'occhio, e non è stato molto facile. Allora, vediamo perché. Ecco, perché? Perché si crea in modo gigantesco, nel senso io con il mio bel Blender mi sono fatta il mio asteroide, quant'altro, queste qua sono le prime versioni, quindi erano molto giochettose, molto fumettose, così come anche l'astronavetta, e quindi dici va bene, nel senso rosso con i buchi, questo qua ha forma un po' di siluro, molto carina, mi piace, poi però quando le renderizzi là sotto le vedi. E quindi non è poi così banale far distinguere a colpo d'occhio a un utente che da solo deve imparare a giocare, quindi deve riconoscere subito, identificare quali sono i target delle sue azioni. Quindi si crea in grande, si renderizza in piccolo, e quindi fate spesso, cioè se dovete fare voi la vostra grafica, mi raccomando, provate spesso prima di andare a un livello di dettaglio molto alto a vedere effettivamente cosa succede, anche perché una, diciamo, dei dettagli molto particolari anche per le astronavi poi non avevano senso, anzi creavano più rumore in uno spread molto piccolo, quindi bisogna cercare di capire il bilanciamento tra una cosa estremamente semplice e quindi banale, magari non è anche tanto piacevole come nel gioco, a una cosa invece molto molto dettagliata, ma che in realtà visualizzata in piccolo non se ne percepiscono praticamente i dettagli, e quindi non serve a niente. Allora, cos'è first and last? Queste qua era... Ops, no. Indietro, no. Aspetta, come vai? Così. Eccoli. Avanti, dai. Sono una donna, scusate. Questo qua era uno dei primi tentativi, quindi di studio di grafica. Cosa potete notare? Quindi che c'era questo qua in realtà era un'immagine, non era una stata creata, mentre qua effettivamente è texturizzata ed è 3D, comunque sia. Abbiamo le nostre astronavi microscopiche e gli asteroidi molto semplici, colorati. E cosa succede? A colpo d'occhio, allora, finché uno poi guarda la scena da fermo, poi dice sì, è chiaro, questo qua è un asteroide, queste qua sono le navicelle, eccetera, eccetera. Invece quando si muovono molto velocemente non c'è molta differenza tra ad esempio questa e questa. Soprattutto l'abbiamo scoperto facendo testare ai nostri amici, parenti e tutte le persone che ci capitavano sotto mano giocare al gioco. Spesso tappavano le cose sbagliate e non tappavano sugli asteroidi. Questa qua è la versione finale, quindi con tutto uno studio si vede un'evoluzione, vabbè, al di là degli asteroidi e delle navicelle, anche proprio della nebula, quindi senso di profondità, di spazio, eccetera, eccetera, ma di questo qua non ne parleremo. Allora, abbiamo individuato alcuni, noi lavoriamo con Subversion, non so se conoscete cosa. E quindi abbiamo tutto lo storico, diciamo, dei commit che abbiamo fatto, siamo arrivati a oltre 900, no? Ad esempio, allo stadio 120 avevamo questa piccola famiglia di asteroidi, quindi molto semplici, lisci, coloratissimi, accesi, diciamo, e questa flotta di astronavi molto fumettose in realtà all'inizio, poi abbiamo deciso di passare a qualcosa di un po' meno giochettoso. Cosa succedeva? Nonostante queste asteroidi qua avessero tutta una grafica, diciamo, bucata, quindi non viene percepito, sembrano patate, le chiamavamo le nostre patate all'inizio, perché non si riusciva a evitare. Quindi abbiamo cercato a un livello secondario, quindi nelle prime versioni abbiamo cercato di dare più spessore e di lavorare di più sul fronte asteroidi, per cercare di capire
come mai la gente continuava a non saper distinguere fra questi elementi che a questa renderizzazione grande sembrano chiaramente diversi, ma effettivamente quando si giocava la gente continuava a sbagliare. Allora abbiamo cominciato a fare i buchi più profondi, più studi di, vabbè, abbiamo aggiunto degli altri elementi, ma questo qua non è ancora servito, l'abbiamo detto. Cosa succede? Perché questi qua sono lisci, questi qua sono anche loro lisci, allora creiamo della rugosità, di modo che il giocatore, vedendo questo gioco di chiaroscuro, sapesse distinguere meglio il fatto che non stava entrando qualcosa di liscio e quindi con un riflesso, diciamo, di questo tipo, ma con vari riflessi e movimenti. E questo qua è ad esempio una rappresentazione. Però se vedete bene, di nuovo anche qua, se entra velocemente, cioè, non si distingue, non si riesce a capire. Ovviamente immaginatelo più piccolo e in movimento. Quindi cosa abbiamo fatto? Quello che avevo detto prima, quindi buchi più grandi, abbiamo uniformato i colori, anche questo. Infatti siamo passati da un primo studio, qui c'erano i colori un po' diversi, a cercare di unificare poi il colore dell'asteroide. Abbiamo detto, vabbè, sono tutti dello stesso colore, l'asteroide e il navicello di un altro, allora sicuramente il giocatore li distinguerà. Niente, non li si distinguevano. Quindi notate che siamo già arrivati a quasi un terzo. Sì, eravamo a 310, ancora che la gente non sapeva distinguere gli elementi chiave, o comunque faceva diversi errori, e quindi è improponibile. Finché lo fa il tuo amico va bene, nel senso ti vuole bene, però il giocatore poi deve riuscire a giocare e divertirsi. E poi abbiamo anche cambiato un po' le dimensioni degli strati degli asteroidi, perché abbiamo degli asteroidi, diciamo, nel gioco ci sono gli asteroidi singoli, quelli che abbiamo chiamato per due, per tre, nel senso che se colpiti vengono scissi in due asteroidi più piccoli o in tre asteroidi più piccoli. Quindi avevamo all'inizio queste tre dimensioni, siamo passate abbiamo provato ad aumentare un po' gli asteroidi piccoli e quelli un po' più grossi, contro questo qua che era la dimensione delle astronavi. Siamo andati ancora avanti. Cosa succede? Abbiamo tutte queste rugose qua, abbiamo cercato di dargli un po' abbiamo di nuovo cambiato un po' il colore, perché poi alla fine, quando erano dello stesso colore, la gente non sapeva distinguere fra quelle piccole e quelle grosse. Cosa succedeva? Magari schiacciava un asteroide pensando di distruggerlo, invece questo qua si divideva e morì, perdevano delle vite, quindi è male. La gente deve capire quando c'è un asteroide più pericoloso degli altri, e quindi abbiamo cercato di dare un colore un po' diverso. La flotta è stata un po' modernata, diciamo, e all'inizio abbiamo tenute volontariamente bianche, abbiamo deciso, basta, adesso vediamo piano piano cosa succede, aggiungiamo un elemento alla volta per capire cosa modificare alla nostra flottina per renderla diversa da questi qua. E vi assicuro che ancora a questo livello qua la gente si sbagliava. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, vabbè, li facciamo anche lampeggiare, cioè aggiungiamo queste luci lampeggianti, blinking, e vediamo cosa succede. E il livello, diciamo, che è questo. Ancora queste due, ad esempio, molto vicine di gioco, possono ancora essere confuse. Purtroppo il lavoro non è finito. Allora, abbiamo deciso di modificare ancora i nostri, tra l'altro non si vede, vabbè, le nostre asteroidi. Che è successo? Gli abbiamo dato un effetto, poi, nel senso, alcune cose erano anche scelte magari anche un po' più grafiche, perché alla fine la profondità che dava una nebula e il riflesso che davano le navicelle non c'entrava niente con il fatto che questi elementi qua invece assorbissero completamente la luce, non avessero nessun tipo di riflesso, non era piacevole alla vista. E quindi abbiamo detto, vabbè, sono anche formati di ghiaccio, allora gli diamo un po' di riflesso ghiacettoso, eccetera. E quindi qua abbiamo cominciato a dividere, quindi, la pericolosità 1 di questi asteroidi qua,
contro quella degli asteroidi un po' più grandi, e questi qua, come nel senso, quando arriva questi colori qua, c'è il colore, quindi dove stare molto attenti. E abbiamo iniziato anche a pensare che la diversificazione di tutti questi elementi doveva essere graduale anche nel gameplay, nel senso l'utente comincia a giocare con una sottobase di questi elementi, quindi si abituerà a vedere questa classe di asteroidi di tipo 1, quindi i vari più semplici, non ci sono quelli che si dividono, iniziano a entrare man mano alcune navicelle per volta, e poi man mano, una volta che si abitua, anche impara a riconoscere al volo le differenze tra l'uno e l'altro. Finalmente siamo arrivati alla versione 565, che ci ha richiesto di ingrandire ancora di più queste gli asteroidi, questi che erano per due, diciamo, che in effetti a colpo d'occhio non c'è tanta differenza di grandezza, mentre a questo punto sì. Tenete conto anche che tutta questa, in queste versioni qua, le abbiamo dato anche dei movimenti, quindi gli asteroidi ruotano sui tre assi, mentre le navicelle hanno un effetto di rollio, così si muovono in questo modo. E quindi cosa succede? Quando sono per lungo occupano molto, ma quando poi girano, cosa succede? Possono assumere anche una dimensione più piccola. L'ultima versione, questa qua, stavo dicendo, e quindi che ci ha richiesto l'ultima anche attenzione, non si vede tanto qua dalla slide, però sotto questo qua c'è un alo bianco che illumina la navicella, e quindi a questo punto effettivamente ci siamo riusciti, ne siamo stati, diciamo, l'abbiamo capito soprattutto perché io ho fatto giocare i miei genitori e grazie a Dio non si sono sbagliati a tappare se l'oggetto sbagliato, e io ho capito, dico, va bene, se ci riescono loro vuol dire che finalmente il lavoro è stato fatto. Allora, che lavoro è stato fatto in queste, diciamo, queste tre tipi di versioni, dalla 355 alla 565 ad esempio? Quindi abbiamo uniformato lo stile della flotta, gli abbiamo dato, come avevo detto, un movimento diverso, nel senso una rotola e l'altra rolla e basta. Le luci rosse abbiamo dato un sistema di illuminazione diverso per dare anche profondità e quindi riflessi diversi, che si chiama Three-Point Lighting System, che usa tre tipi di luce, che viene usato anche nei film, non so se... Poi dopo c'è una slide, giusto per se uno è curioso. Poi questo IC effect, quindi è stato ghiacciato gli asteroidi, i colori più decisi per gli asteroidi più pericolosi, che sono quelli che vengono, che si suddividono. Abbiamo aumentato drammaticamente le dimensioni, cioè quella media è diventata quella grande, la grande è aumentata ancora, e poi quell'altro che in realtà non si riesce a vedere bene, non si traccia, per le specie. Questo qua è il frequent light, vabbè, nel senso c'è la luce principale, se ne usate solo una si crea un effetto molto drammatico tra luci e ombre, quindi si usano le altre ombre, questa qua è una che dà più riempimento nelle zone per essere meno chiaroscuro, un effetto meno drammatico. Questa qua si chiama fill, questa qua è la key light, la chiave, questa qua che riempie, e la rim è quella che ti dà posizionate dietro l'oggetto in modo che faccia questi diciamo angoli di luce viva, in modo che se dietro avete uno schermo un background scuro, si distingue dal resto, quindi l'effetto di queste tre luci viene visualizzato in questo modo, in modo che qualsiasi dettaglio viene evidenziato. E questa qua era giusto per la vostra curiosità, e questa qua niente, è l'evoluzione della specie. Quindi cosa posso dire alla fine per concludere il mio intervento? Allora, alcune cose che ho imparato io facendo questo videogioco, e quindi innanzitutto usare una guideline precisa e con uno stile omogeneo.
all'inizio avevo buttato degli asteroidi un po' tondeggianti, più cartonesco, così come anche le astronavi, poi man mano si è diventato qualcosa di un po' più realistico, vabbè, per il fatto che comunque è un gioco, nel senso. E quindi di attendersi allo stile omogeneo per tutti gli elementi come per esempio quando ho dovuto aggiungere il riflesso ghiacciato agli asteroidi, perché erano l'unica cosa che non emetteva e non rifletteva la luce e stava male nel gioco. Poi mi raccomando, se vi capita, usate più che potete qualsiasi cosa che sia vettoriale, perché se immaginate al lavoro che avrei dovuto fare io per disegnare a mano in 2D tutti questi elementi, animarli, cambiarli la forma, riassegnarli un materiale, cioè sarei impazzita. Invece a questo punto, se uno decide di ingrandire gli asteroidi, cosa fa? Lo renderizzo con dei pixel più grossi, cioè una camera in posto, invece che a renderizzare 18 pixel a 50, io ho già fatto, gli faccio riandare di nuovo l'animazione, viene registrata e io sono a posto. Qua cosa ho fatto? I modelli non sono cambiati, ho segnato soltanto dei materiali diversi. Se l'avessi dovuto fare di nuovo a mano, avrei dovuto ridisegnare tutto, ricolorarlo, rifare tutti gli sprite delle animazioni che erano anche fatte. Quindi 128, anche di più, cioè sprite per ogni asteroide, cioè non, veramente non saremmo riusciti a vivere. Così come ovviamente i movimenti degli asteroidi, abbiamo uno cercava di dire ma no, facciamo un po' più chiaro, facciamo un po' più scuro, cioè mi sarei suicidata probabilmente. Quindi appena è possibile, tutte le volte che è possibile, ma piuttosto magari schiacciate in grafica vettoriale e poi magari il modello alla fine se vi convince, se vi serve in un altro modo, fatelo in 2D con metodi diversi, però schiacciate il più possibile con grafica vettoriale per fare le prove e ridurre i tempi di produzione, perché ovviamente perdere tempo cioè, è costoso per voi. Poi procedete a step by step, nel senso passo dopo passo, non immaginate di fare la versione finale, definitiva, ultra dettagliata, perché poi fate la mega navicella fantastica, la renderizzate, cioè, l'avete vista gigantesca, la renderizzate in 16 pixel, fa schifo e ci avete perso un mese. Però tanto vale, posso procedere per passi e e lavorare a contatto con lo sviluppatore, se voi non siete lo sviluppatore, o comunque se voi siete la stessa persona che si occuperà della grafica e della programmazione, ricordatevi di inserire spesso, di mergiare la grafica che costruite e provare nel gioco per vedere se funziona. Poi usate i vostri amici come tester, nel mio caso anche i genitori, però ricordatevi di non dargli mai, mai, mai nessun suggerimento. Ti verrebbe da dire, ma no, devi fare cosa? Lui deve rappresentare per voi la persona che userà il vostro videogioco. Non ci sarete voi lì a fianco ad ogni, spero, un sacco di persone che compreranno il vostro gioco. Non sarete lì accanto a loro, dovranno farcela da soli, quindi dovete osservare come le persone approcciano il vostro gioco e vedere che errori commettono, perché ogni loro errore in realtà è un errore vostro, e quindi dovete rendervi conto che se una persona continua a tappare sulla navicella invece che sull'asteroide è colpa tua e non riesci a fargliela distinguere in modo chiaro. Ma questo qua è stato il mio problema principale, diciamo, c'è stata altri, ma era sicuramente il problema principale. E poi vabbè, divertitevi, nel senso, comunque se uno fa videogiochi si spera anche che si diverta, che lo faccia per divertirsi. A posto, grazie. E per finire la parte più business di questo logo. Tapster è uscito tra la notte del 31 settembre, del 31 agosto e 1 settembre del 2011. Nei giorni precedenti ci siamo lanciati a fare mailing alle testate, ai blog, a chiunque scrivesse dei videogiochi, abbiamo fatto delle press release internazionali di stampa,
stavamo curando un po' di, sui social network, abbiamo spammato gli amici a morte, con solite cose che si fanno in fase di lancio, e allora, lancio figata, cioè siamo partiti, tanto per la cronaca siamo usciti nello stesso giorno di Joyride, ma non con lo stesso risultato. Noi siamo lì, siamo stati promossi da Apple su svariati store, ad esempio eravamo New York World sullo store americano, quindi quando l'abbiamo scoperto tipo alle 5 del mattino, perché un piccolo aneddoto è che l'App Store si esce a mezzanotte dell'App Store, ma non c'è un App Store, ce ne sono un fottio. E il primo App Store che vede la mezzanotte è quello neozelandese. Quindi il vostro gioco inizia a comparire al mondo in Neo Zelanda, mentre da noi sono le... Sì, sono le 4 del pomeriggio, cioè tu sei tranquillo che dici che mezzanotte lontana, invece scopri che il gioco è già uscito in Neo Zelanda e ve l'hanno già piratato, ma questa è un'altra cosa. Quindi alle 5 del mattino che esci su, che poi quindi continua così questo processo ogni ora, inizia ad arrivare in Giappone, in Australia, in Giappone, in Cina, poi finalmente arriva in Italia, arrivano le 4, inizia a ricevere i mail di giornalisti che vogliono il promo code, tutto esaltato, inizia a non capirci più niente, parentesi. La fase di lancio, ma studiatevela ma stra bene, perché noi siamo usciti col video, l'abbiamo pubblicato il giorno dopo che era uscito il gioco, perché non riuscivamo a farlo, cioè come tempi proprio. E a un certo punto ho dovuto fermare a rispondere alla gente perché non sapevo più a chi stavo rispondendo, cioè potevo mandare mail al panettiere mandandogli una build di prova del gioco tranquillamente. Mi sono dovuto fermare, abbiamo dovuto racimolare tutte le email che ci eravamo scambiate, ma erano su centinaio, nel giro delle poche ore precedenti, per in un foglio Excel marcare, ok, a tizio gli ho detto così, di questa testata, vuole vedere il gioco, vuole un promo code, non gliene frega niente, perché stavamo veramente perdendo il controllo, cioè siamo stati un po', non eravamo preparati a gestire una fase di lancio, quindi cercate di arrivarci strutturati, organizzati. Quindi partiamo, abbiamo avuto questa fortuna che ci ha fatto passare la notte ulteriormente insonne, siamo stati promossi anche sullo store italiano, e qua siamo sempre vicini a Gerard Gerard, maledizione. Ma qui c'è anche Draw Race 2 di Cilindro. Insomma, vabbè, cioè, c'erano alcuni auspici, no? Più difficili del previsto. Abbiamo ricevuto un sacco di review dai siti anche principali, Toto Touch Arcade, Pocket Gamer, 148 apps, AppVice, iPhone Italia e Spazio, Multiplayer, insomma, un sacco di belle review positive. Questi sono i ranking a pagamento e poi di una giornata free, ora vi spiego, del momento dell'uscita, qui mi ero perso i primi giorni, qui siamo già al 3 settembre, 4 e 5, allora siamo usciti, siamo promossi, questi sono i ranking che abbiamo raggiunto nei vari paesi, nelle categorie fondamentalmente giochi arcade, giochi action, in un po' di paesi, come vedete qua non ci sono tutti, questi qua sono, con questo programma ne tracciamo 8 alla volta, 9, non mi ricordo. Eravamo messi decorosamente, contando la mole che c'è sull'App Store, contate che ai tempi uscivano circa 90 giochi al giorno sull'App Store, quindi c'era un miracolo solo anche che uno scrivesse una review. Questi qui erano i ranking, ad esempio, che so, prendiamo in Italia, eravamo 26esimi sull'action, 27esimi, scusate, dei giochi free, di questa giornata qua. Qui eravamo, come vedete, tra il 20esimo e il 100esimo comunque in fase d'uscita su vari paesi, e tanto per togliervi la curiosità, qui vuol dire circa 60-80 dollari al giorno. Se continuasse sempre col terzo gioco, dice ok, ci posso anche campare, cioè posso iniziare a pensare a camparci. Come vi avevo accennato all'inizio, per noi TAPS
Tapsteroids era un esperimento e volevamo, eravamo curiosissimi di sapere che cos'è il mondo free, cioè cosa succede quando si mette free un gioco. E così, visto forti del fatto che eravamo featured, abbiamo detto, ah, mettiamolo free un giorno, tanto siamo anche featured, quindi il giorno dopo saremo sempre in quelle schermate principali degli app store in giro per il mondo, quindi cioè, proviamo, vediamo che succede. Sì, infatti questo buco qua e questi dati qua si riferiscono al free perché sull'app store le classifiche per i giochi a pagamento sono diverse dalle classifiche dei giochi free. Quando passate da una classifica all'altra, ovviamente il vostro ranking viene resettato. Quindi quando siamo passati free il nostro ranking era zero, quando siamo tornati a pagamento ripartivamo praticamente da zero. La giornata free è stata col botto, siamo arrivati nelle top 50 di quasi tutto il mondo delle classifiche free, ad esempio in Italia stavamo entrando nelle top 25, negli Stati Uniti eravamo nel top 50, in Germania, quest'ora qui non so che orario avessi scaricato i dati, comunque eravamo messi molto bene, tutto sul nostro sito avevamo pubblicato, se lo andate a cercare c'è proprio tutta la classifica mondiale del posizionamento top di quella giornata. Grazie, sì. Quindi se qua si parlava di una 60-80 copie al giorno, qui, solo in questa giornata qui, si è parlato di circa 19.000 copie date via a gratis. Contenti, il fatto il free lavora su ordini di grandezza completamente diversi, ad oggi come siamo messi? Ad oggi siamo che quella giornata free è questa roba qua, una giornata, 24 ore. Questa è un'altra giornata free di questo agosto, che così tanto per rivitalizzare il nome Tapsteroids, l'abbiamo buttato fuori free un giorno con le Perseidi, la notte delle stelle cadenti, e si è fatto un altro 15% di utenza. Questo 12% qua è il risultato di un duro anno di esistenza sull'App Store. Quindi contate che l'88% della nostra base di utenza ne viene fuori da due giornate gratis. E questo è. A questo in realtà sarebbe da aggiungere un altro fattore. Questi qui sono dati presi proprio da Apple, che chiaramente Apple traccia, ha dei report che manda mensilmente, traccia tutte le copie scaricate, i resi, tutto quello che va e viene dall'App Store del tuo applicativo te lo contabilizza. Noi abbiamo anche un sistema per tracciare copie pirata, originali, nella fattispecie, visto che era un test per noi Tapsteroids, volevamo solo avere dati statistici, quindi non ci interessava intralciare pirati o quant'altro, volevamo solo sapere quanti erano sono questi qua. Quindi circa la metà delle copie esistenti veramente in giro per il mondo sono scaricate a bambo, nonostante quelle che abbiamo dato noi a gratis. Questo 55% rappresentano le copie originali, quindi quelle che sono tracciate qua dentro dall'App Store, e questo 45% sono copie esterne all'App Store. Se noi prendiamo questo 55% e consideriamo che solo il 12% ha pagato, iniziamo a vedere che, insomma, siamo veramente a numeri pseudo-ridicoli. Anche chiaramente, sempre nella fase di sperimentazione, ci è venuta la voglia di dire, ok, ma riusciamo a monetizzare tutta sta gente invece di quella fettina microscopica che è il 12% del 55%, meno 30% di Apple nel dubbio, e fortunatamente non chiede quote fisse, certo 800 dollari, vabbè. Anche è ovvio che è nata il desiderio di provare il modello free to play, cioè per cercare di vedere se tutta questa massa di gente riusciamo a monetizzarla, anche poco, ma almeno che giochino, cioè ci giochino liberamente e noi riusciamo a poter lavorare per il prossimo titolo. Così, tanto ho messo così per curiosità, se volete dominare il mondo, fondamentalmente i padroni la fanno come utenti gli Stati Uniti e i cinesi. Per quanto in questo grafico siano tutte e due a pari merito, le copie cinesi sono quasi tutte gratuite.
o pirata, no? Quelli che pagano finora sono gli americani e un po' gli europei. Quello che a cui stiamo lavorando adesso col free to play, banalità, le copie vendute ammontano a 2.000-3.000 pezzi, tanto per darvi delle indicazioni soldoni, che a 79 centesimi per copia, tolto il 30% di Apple e tolto il 55% di tasse, poi cioè, vi lascio fare i conti, tristissimo. Tafferless come free to play. Allora, tanto per iniziare, il gioco non si presta a un modello free to play. I giochi free to play vanno creati così dall'inizio. In particolare a Tafferoids mancano i consumabili, quelle cose per cui l'utente poi ogni tot, se ne ha voglia, se ci vuole giocare, compra. Sono la fonte principale di reddito dei giochi free to play. Non ci piace la soluzione light più in purchase, perché cioè non ci piace nel senso che non funziona. Statisticamente il meccanismo light più versione a pagamento da sbloccare non rende granché. Ci resta l'ultima strada, cioè, se non può pagare l'utente, facciamo pagare a qualcun altro. Qualcun altro sono gli advertiser, la pubblicità. Però noi vorremmo riuscire a monetizzare tutta la base d'utenza, sia chi lo usa poco sia chi lo usa tanto, cercando di non basarci solo sui banner. I banner hanno una resa pubblicitaria abbastanza modesta. Oltretutto su iPhone, cioè, non vogliamo neppure rompere.